Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. La settimana scorsa ho inaugurato un nuovo format nel mio canale che riguardava le riflessioni morali. Sono partito da subito con una grande tematica che era quella dell'eutanasia. Oggi anche voglio proporvi una tematica di una certa rilevanza che ha a che fare con la società dell'apparire. Come potete vedere alle mie spalle ho scelto un altro famoso quadro. Questo è un quadro di René Magritte, uno dei maggiori esponenti del surrealismo. Il quadro riguarda un binomio che porrò al centro di questo video che ha a che fare con l'essere e l'apparire. Da una parte c'è un uomo che si rappresenta nella sua esteriorità, nelle sue forme, dall'altra parte c'è un uomo che si rappresenta nel suo essere, che è un essere svuotato perché purtroppo l'apparire è riuscito a prendere il sovrabbento sull'essere dell'uomo. Il tema dell'apparire è un tema da molti anni già discusso. Più di cento anni fa il filosofo Nietzsche parlava di una società che era tutta proiettata sull'apparire, mentre la moralità dell'uomo era ormai morta e la, la visione di Nietzsche è una visione che condivido anche se credo che è una visione che ha delle sfumature nichilistiche perché dal mio punto di vista il recupero della dimensione dell'interiorità dell'essere dell'uomo è pur sempre possibile. Nella società di oggi vediamo che viviamo in un mondo dove tutto si fonda sull'esteriorità Uh, attraverso la cura dell'aspetto esteriore con uh, le palestre, con le aree fitness, centri estetici e centri abbronzanti che sono sicuramente importanti perché sicuramente dobbiamo curare l'aspetto esteriore anche per, per una psicologia che vuole incidere sul nostro morale ma nello stesso tempo però dobbiamo anche riguardare l'aspetto interiore di ognuno di noi che è pur sempre una dimensione umana di una certa importanza Uh, sempre in questo video voglio parlarvi di un altro filosofo, lo faccio brevemente, voglio parlarvi del filosofo danese Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard in una delle sue opere famose, Out Out, che significa questo o quello, che rappresenta appunto la scelta dell'uomo, egli distingueva in alcuni piani, da una parte c'era un piano estetico e da una parte un piano etico, sul piano estetico è appunto il piano nel quale noi viviamo, un piano fatto di esteriorità, di impatti. Dall'altra parte c'era un piano etico dove l'uomo doveva impegnarsi per raggiungere questo piano etico. Effettivamente, anche noi oggi ci troviamo a fare delle scelte: una scelta che facciamo tutti i giorni e ripetutamente: scegliere tra due cose: essere o apparire. Io sinceramente ho scelto di essere me stesso. Sono me stesso in quanto eh, voglio portare avanti i miei contenuti, le mie idee. Anche attraverso questi video, cerco di rappresentare l'autenticità del mio vero essere, che si resta in questo caso attraverso il dialogo. I miei video sono video che. In... Importo su internet e anche internet è un motore che permette la diffusione di una grande esteriorità, di una grande apparire. Io credo che non ci sia nessun problema ad apparire, solo che spesso, pur di apparire, le persone fanno video, diciamo, immorali, ridicoli, fanno video che non hanno contenuti. E quindi in questa società dell'apparire eh, vediamo che spesso ottiene più visibilità un apparire privo di contenuti che piuttosto un apparire che vuole riportare alla luce l'essere nella sua autenticità, nella sua bellezza. E proprio di bellezza mi rivolgo a fare, prima di concludere, è una frase di un grandissimo, uh, un grandissimo scrittore russo, sto parlando di Dostoevsky, Dostoevsky parlava uh, nell'Idiota, una, c'è cioè una bellissima frase che dice la bellezza cambierà il mondo, lo penso anch'io, la frase di Dostoevsky la bellezza cambierà il mondo è una frase che non riguardava la bellezza appunto esteriore ma riguardava la bellezza interiore, la bellezza dell'anima è dove l'uomo, nel suo essere autentico, può offrire alla vita, a se stesso, agli altri, qualcosa di bello. Grazie per l'ascolto, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, eh, iscrivetevi al canale e come detto anche già l'altra volta, proponete anche voi, se avete in mente qualcosa, eh, delle tematiche che possiamo affrontare insieme. Ci vediamo al prossimo video.